Francesco Nozzolino aggredito da ragazzini a colpi di schiuma, adirato, domina l'ignoranza, il volto di avanti un altro e domenica live assalito e insultato da un gruppo di dodicenni a carnevale. Ecco il video che mostra la scena, condiviso dagli stessi autori del gesto. Sono stato aggredito da un gruppo di ragazzini, è la denuncia di Francesco Nozzolino, noto per le sue apparizioni televisive nei programmi di Barbara D'Urso e Volto Fisso ad Avanti un altro, con Paolo Bonolis. Sono gli stessi autori del gesto ad aver pubblicato su internet il video della scena, sopra, che poi Nozzolino ha condiviso sul suo canale YouTube per denunciare il fatto. Vi si vede Nozzolino rincorso da un gruppo di 10 ragazzini, di circa 12 anni, accerchiato, insultato e colpito da getti di schiuma con delle bombolette spray. È accaduto a Sarno, Salerno, dove Francesco risiede. Durante il carnevale, uno degli assalitori ha ripreso il tutto con un cellulare. Il filmato mostra che il gruppo conosceva il bersaglio, dal momento che viene chiamato per nome. Le dichiarazioni di Nozzolino. Nozzolino si stava recando in stazione accompagnato dal padre, che è intervenuto allontanando i giovanissimi aggressori. Queste le dichiarazioni che Francesco ha rilasciato a Il Mattino, Francesco Nozzolino in TV, tra la D'Urso e Bonolis. Francesco Saverio Nozzolino, 28 anni, è sbarcato in TV per la prima volta a Ciao Darwin 7, nella puntata Bucatini contro Integratori. Era nella prima categoria, dove ha regalato momenti esilaranti nella prova a spasso del tempo. Il soprannome Bucatino gli è rimasto appiccicato anche in un altro programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro. Nozzolino è però noto anche per aver recitato nella web series più cult di tutti i tempi, The Lady di Lori del Santo, nonché per essere un personaggio ricorrente nell'universo di Barbara D'Urso, tra Domenica Live e Pomeriggio 5. Il lutto familiare e i problemi di peso. Proprio a Domenica Live raccontava lo scorso anno come i suoi problemi di peso fossero frutto di un grave trauma familiare, la morte della madre, la sua salute è sempre stata cagionevole ed è peggiorata di anno in anno. Una domenica mattina di marzo del 2011 provò a telefonarmi. Non riuscirò mai a perdonarmi di non aver risposto a quella chiamata. Dopo mezz'ora arrivò la telefonata dell'ospedale che annunciava la sua morte. Solo mangiando riuscivo ad affrontare il mio dolore. Ero già cicciottello, ma giorno dopo giorno mi sono ritrovato a pesare quasi 2 quintali. Francesco è arrivato a pesare 171 kg, ma ha intrapreso un percorso per dimagrire.